Se la procura avesse riconosciuto le cimici, se fossero di proprietà dello Stato, ce lo avrebbero detto. Invece le hanno sequestrate e ci sono indagini in corso. Forse qualcuno ha violato la nostra abitazione. Questo è sconvolgente e aberrante. Piera Maggio ha commentato così l'incredibile scoperta fatta recentemente nella sua abitazione. La madre di Denise Pipitone, la bambina di 4 anni scomparsa il 1 settembre 2004 da Mazara del Vallo, Trapani, ha scoperto la presenza di 2 cimici in casa sua. Questi dispositivi sono comunemente usati dagli investigatori per effettuare intercettazioni ambientali durante le indagini. Ma perché, a 20 anni dalla scomparsa della bambina, queste microspie erano nella casa di Piera Maggio? Quali indagini sono in corso? Da quanto tempo si trovavano lì? Sono state installate dagli inquirenti o da qualcun altro che controlla la famiglia della bambina scomparsa? La scoperta ha aperto uno scenario inquietante. Piera Maggio ha spiegato che, dopo la sua denuncia, la procura ha avviato un'indagine per interferenze illecite nella loro vita privata. L'indagine è contro ignoti, il che suggerisce che le cimici non sono state piazzate dagli inquirenti per aiutare nella ricerca di Denise, ma che è necessario scoprire chi le ha installate. Le cimici sono state trovate durante alcuni lavori di manutenzione, una nell'androne di casa e l'altra nel garage adibito a cucina. Quando Denise scomparve, sua nonna si trovava proprio in quel locale, osservando la nipotina che giocava in strada. Ha aggiunto Piera: quelle microspie erano calde, quindi dobbiamo presumere che fossero collegate alla rete. Insomma, si vedeva che erano funzionanti. Avevano impresse le stesse iniziali. Ovviamente non sappiamo che cosa o chi ci sia dietro, ma tutto ciò mi ha scosso tantissimo. Dopo 20 anni ritrovi a casa tua delle cimici. È allucinante. La procura ha deciso di andare avanti. C'è un'indagine per capire se ci sono interferenze sulla nostra vita privata. Sono andata in caserma a chiedere se erano riconoscibili e se erano beni dello Stato. Mi hanno consigliato di fare denuncia e da lì sono venuti in casa per un sopralluogo. Spero che si venga a sapere la verità su quello che è successo, perché è davvero grave fare una simile scoperta 20 anni dopo che Denise è scomparsa. La sparizione di Denise sembra essere una storia senza fine, non solo per la drammaticità degli eventi e per il fatto che 2 genitori aspettano dal 2004 notizie della loro bambina, ma anche perché nuovamente sotto la lente d'ingrandimento sono finite le vite di Piera Maggio e di suo marito Piero Pulizzi, padre naturale di Denise. L'idea che gli inquirenti possano aver ascoltato per tutto questo tempo ciò che veniva detto tra le mura domestiche è inquietante. Ma sono davvero microspie usate da chi indaga sulla scomparsa della piccola? O le ha installate qualcun altro? Se così fosse, l'ipotesi che qualcuno estraneo alle forze dell'ordine e non coinvolto nelle indagini si sia introdotto in casa di questi genitori per monitorare la loro vita lascia senza parole. Con l'indagine avviata dalla procura si potrà chiarire a cosa servissero quelle microspie, chi le abbia posizionate e, forse, il perché. Di certo è stata violata la casa di Piera Maggio e di suo marito, il luogo che dovrebbe essere per eccellenza il più sicuro e accogliente. Qualcuno ha ascoltato per anni ogni loro dialogo, ogni sfogo, ogni momento intimo. È comprensibile che questa scoperta sia stata un duro colpo per Piera Maggio, l'ennesimo in realtà. In passato aveva già trovato microspie in luoghi frequentati dalla stretta cerchia familiare. Ha trovato il coraggio per ironizzare. Hanno capito che noi non abbiamo niente da nascondere. In questa triste vicenda, la famiglia della piccola Denise e la sua casa sono sempre stati al centro delle indagini. Il 1 settembre di 20 anni fa, Denise stava giocando davanti al garage adibito a cucina, quando qualcuno in un lampo la portò via. Non è mai stata avanzata una richiesta di riscatto, né è mai stata trovata una prova certa e incontrovertibile che alla bambina sia stato fatto del male. Le ricerche non hanno portato alla verità. Fin dall'inizio si è ipotizzato che si trattasse di una vendetta familiare. Dopo la scomparsa di Denise, infatti, Piera Maggio rivelò un segreto intimo. Denise non era figlia di suo marito Tony Pipitone, che le aveva dato il cognome,
ma di Piero Pulizzi, con cui aveva avuto una relazione. Piera lo disse agli inquirenti per non lasciare nulla di intentato e aiutarle a trovare un movente. Piero Pulizzi era separato dalla moglie, Anna Corona, e padre di due figlie, Jessica e Alice. Jessica, che all'epoca aveva 17 anni, divenne una delle principali sospettate per il rapimento di Denise, con l'ipotesi che fosse gelosa della bambina e della relazione di suo padre con Piera Maggio. Alla fine Jessica fu accusata e subì 3 processi per il rapimento di Denise, ma fu sempre assolta per insufficienza di prove. Anche sua madre, Anna Corona, fu iscritta 2 volte nel registro degli indagati, ma la sua posizione fu archiviata. Recentemente, l'ex moglie di Pulizzi è finita al centro della cosiddetta indagine bis sulla scomparsa di Denise, ma è stata nuovamente prosciolta. A coinvolgerla era stata una testimonianza che poi si è rivelata falsa, addirittura inventata. 2 turisti romani avevano dichiarato di essere stati a Mazara del Vallo il 1 settembre 2004 e di aver visto Denise con Anna Corona nell'albergo dove quest'ultima lavorava. Questa bugia, architettata ad arte, è stata smascherata dagli inquirenti. La coppia non era affatto in Sicilia il giorno del rapimento della bambina, ma a Roma, come hanno dimostrato gli estratti della loro carta di credito. I 2 si erano inventati tutto, probabilmente influenzati dall'eco mediatico della storia di questa bambina svanita nel nulla. Questa storia è sempre stata incentrata su complicati rapporti familiari. Negli ultimi tempi anche Tony Pipitone, che fino alla scomparsa di Denise credeva di essere suo padre, si è fatto avanti nella ricerca della bambina. Ha aperto una pagina social e un'associazione dedicata ai bambini scomparsi. Tony Pipitone afferma che Denise lo riconoscerebbe come papà, poiché la addormentava tutte le sere. In sintesi, questa indagine si è sempre svolta in un contesto estremamente difficile, conclude Piera. Purtroppo non sappiamo se in casa ci siano altre cimici, ma noi non molliamo. La donna ha recentemente annunciato di aver ricevuto una segnalazione riguardante una ragazza straordinariamente somigliante a sua figlia. Lei e suo marito continuano nella loro battaglia per la verità, con l'unico scopo di ritrovare Denise. Al loro fianco, come sempre, c'è l'avvocato Giacomo Frazzitta.